Il lupo! Il cerchio! Sì, il cerchio! Le fanarti, i quadri! Sì, il cerchio! Il cerchio mi proteggerà! Mi proteggerà dal lupo! Il lupo, ragazzi! Guardatemi mentre striscio il sedere davanti a voi! Il lupo! Lui mi sta dando la caccia! Lo vedo ovunque, ve lo giuro! Sto impazzendo completamente! Non so cosa fare! Questo sono proprio io in questo momento, disperazione negli occhi, vuoti, il dolore, la redstone non serve a nulla, ragazzi, purtroppo non funziona questo metodo, serve un altro modo, qualcosa di più efficace per eliminare quel lupo una volta per tutti. Già è la seconda volta che lo vedo, sto cominciando a impazzire, e quindi penso che lo farò fuori alla vecchia maniera. Allora, ho preso un pochino di cibo, ragazzi, perché quest'oggi andremo a eliminare quel lupo. Prima di tutto, devo un pochino capire come fare, dove si trova, che cos'è quel lupo lì. Quindi, sulla mia fantastica televisione, mi cerco adesso una guida online. Vedete, signori, il lupo pazzo alfa è una creatura davvero particolare. Creata dal signore oscuro in persona, questo demone è famoso per l'assoluta follia. Un aspetto davvero caratteristico della sua natura. Non solo ha grandi poteri, ma anche la brutta abitudine di entrare nella testa delle vittime per farle impazzire e poi mangiarle. Si può trovare facilmente nel suo habitat naturale, il deserto, dove si nutre di persone, bambini, adulti, foglie e neonati. La soluzione amici, i biomi desertici, ed è lì che andrò a scovarlo e a pugnalarlo. Allora, quello che ci serve è molto semplice. Per prima cosa mi preparo dei panini per il viaggio. No, non voglio affettare il mio scudo, è ancora buono. Allora, facciamo così, a posto, e via. A questo punto direi di fare dei panini con questa roba qui. Questa roba qui è ottima. Faccio vedere, ci mettiamo tipo uno di questi, un panino, nel panino, poi un altro di questo, e voilà. Ok, li ho sparsi un po' ovunque. Non so perché questo sia speciale, forse ho fatto casino, ma tutti gli altri li ho fatti uguali, quindi a posto. Direi che siamo pronti. Questo lo lascio a te, amico, e io vado. Si va per mare, amici. Da quanto tempo è che non vado in giro per mare? Da quando Ant mi ha rubato la barca un sacco di episodi fa. Ciao Ciccio, come va? Allora, vediamo un po'. Ho preso un po' di materiali. Dovrei riuscire anche a craftarmi una barca di quelle decenti. Quindi facciamo così. Uno, due, tre. Poi servono, se non mi sbaglio, un pantaloni. What? Esistono? No, grazie. Sto bene con i miei di Geode. Vediamo un po'. Facciamo questa qui semplice. Allora, serve una vela. Servono le corde. Ah ok, si possono fare con l'erbetta, meno male. Abbiamo la vela, abbiamo... Cos'è successo? Perché ogni tanto partono rumori? Vabbè, abbiamo la barca, amici. Ciao, amico, ritornerò un giorno, forse, quando troverò il deserto. Ok, da quello che mi ricordo, sta barca era fortissima, ma non mi ricordo i tasti con i quali... Porca paletta... Ecco, vai! Madonna, un jet proprio. Ci schiantiamo sull'isola, ma poco importa. Vai, perfetto. Ragazzi, ci vediamo quando incontrerò un deserto. Se lo incontrerò. Oh, il deserto, scarafoni assassini, serpenti, che gioia, l'ho trovato. Ok, sta anche arrivando la notte e non oso immaginare che cosa ci sia qui durante la notte, quindi adesso mi sa che metterò giù il mio zaino e dormirò. Va bene, però almeno siamo arrivati, in questo bioma potremo trovare questo boss e lo meneremo forte. Stammi lontano te con quella linguaccia. Io metto giù il mio sacco a pelo e... dormiamo. Oh, buonanotte amici. È un nuovo giorno, un nuovo fantastico giorno per eliminare un boss. Se, ok, di preciso qui non so quello che devo fare, so soltanto che spawna in questo posto. Quindi dovrò girare un po', suppongo, e lo faremo fuori a spadate e a pistolate in faccia proprio. Tanto i serpenti, esploriamo un po' la fauna locale. Bellino, sai, posso portarmene uno a casa, tipo così? L'ho preso, se, rapimento di serpenti.
I lupi! Cosa succede, lag? I lupi! È un segno, ragazzi, un chiaro segno. Tieniti il tuo amico, ecco, serpente su serpente. Va che figo. Ok, i lupi. Io a questi sparo, madonna. Proietti razzi. Pepem! Moriteci! Mamma mia, adesso, oltre alle papere, io odio pure i lupi. Ah, vabbè. Sembrano lupi normalissimi, nulla di troppo strano. Anche a casa mia spawnano sti cosi. Ma qua sembrano più frequenti. Guardate che figo sto posto, che panorama. Qua c'è un pozzo con dell'acqua. Meno male che io sono un robot e non c'ho sete. No, guardate che questi mi mozzicano, Mi avvelenano. Perché io non c'ho sete essendo un robot, ma il veleno funziona su di me, Logico. Qua c'è un'indicazione, cos'è? 800 blocchi, 800 blocchi. Sus, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Vedo qualcosa, attenzione. Oltre degli scarrafoni fighissimi, devo dire, che però sembrano pacifici. Guarda come gira, guardalo. Vedo comunque un bioma molto strano. E lì c'è una struttura, ok. Va bene, facciamo fuori sto schifido. Pepe, no. Non voglio sprecare proiettili, però per la scienza. Spam! No, 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 scusa, scherzavo. Sei un po' arrabbiato, giustamente. Oddio, fa male. No, no. Ok, meno male che non aveva molta vita. Madonna, era tosto. Mi mangio il panino potentissimo. Aia, oh. Ma che effetto mi dà? Debilitating Sting. Lo vedo che sono molto debilitating in questo momento. Ok, adesso che per la scienza abbiamo eliminato uno scarrafone desertico colossale, andiamo a vedere cosa c'è in questo bioma, perché mi sembra assai interessante. Lupi! Vabbè, i lupi sono ovunque. Però questo sembra strano. C'ha gli occhi rossi. Oh, è pazzo! Via, Attenzione! Ma siamo scemi! Guarda quanti! Sentite come urlano? Ok, questi sono insane dog, sono proprio pazzi! Ok, scudo? No! Ma sei scemo, mi spara roba! C'ha un raggio laser incorporato sto qua! Ok, ragazzi, forse abbiamo trovato qualcosa di interessante. Quella struttura potrebbe centrare qualcosa con tutti sti lupi pazzi che mi stanno facendo impazzire anche a me! Sento rumori... È lui! Scappa! No, i miei incubi hanno preso vita! Madonna, non so più parlare! Aia, mi fa male a distanza sto coso. Forse erano le piantine. Io sparo! Guarda! Sei scemo! No, sì, è scemo, è molto scemo! No, fermo, piano! Ok, allora ho visto che non ha moltissima vita, però fa molto male. Spara di più! No! Mori! No, allora, mi sta arrivando addosso, è velocissimo, ma io c'ho l'astuzia dalla mia parte. Non è vero. Come faccio a fermarlo? Dei blocchi, ce l'ho i blocchi. Struttura, sì, costruisco. Sono salvo per ora, c'ho una paura di sto coso, ragazzi. C'ha 13 occhi, guardatelo, è un lupo geneticamente modificato. Creato proprio dal Signore Oscuro, ci rendiamo conto? E io gli sparo. Lo so che può essere una tecnica un pochino infame, ma è ciò che va fatto. È morto! Vabbè, pensavo fosse più difficile in realtà. Cosa mi ha dato? Mi ha dato il suo occhio. Wow, l'occhio che tutto vede! Serve per fare un elmetto, un arco e una spada. Questa spada credo anche di averla già vista. Non fa molto male. E si fa con due occhi, quindi devo ucciderne due. E poi serve questa roba qua. Ok. Interessante, però sinceramente non voglio averci a che fare con quella spada lì. Mi sembra troppo strana. Ok, io credo che il peggio sia passato, il lupo l'abbiamo fatto fuori. Non so neanche se fosse un boss, in realtà non era poi così tanto potente. Vediamo cosa c'è qua dentro adesso. Cosa abbiamo? Uno spawner di Ask, vabbè, lo rompo easy, niente di che. E c'è un gatto, una torta. Grazie, thank you, posso prendermela, mangiarmela, posso portarmela via? No, se la rompo non me la droppa e niente. Qua c'è altra roba, ok, il mistero si infittisce amici. Un dispenser... Aloe vera, ma cos'è? Aloe gel, va bene? Delle piantine, cos'è sta roba? Rosewood, yucca branch. Boh, non so cosa sia sta roba, ragazzi. Oh, che spavento! Mamma mia! Ve lo giuro che non me l'aspettavo. Mi è passato... ma voi siete scemi! Ma siete scemi! Mamma mia, fanno prendere gli infarti! Non ce ne sono altri, vero? Ho posto fine alla cosa, sì? Li ho sterminati, sono libero? Direi che adesso che abbiamo fatto fuori il boss, la missione è completata e quindi mi godo un pochino di sana esplorazione tranquilla, rilassante. Cioè, guardate che posto che è. Che bello che è sto bioma con tutte ste mosche. Sì, forse non è invitante, ci sono le mosche, puzza, non lo so. Ci decoriamo casa con sta roba qui. Cos'è sta roba qui invece? Ah, aloe. Non so cosa sia l'aloe di preciso, tipo un profumo forse? Non mi ricordo.
Allora che? Ma dai, che belli sti cactus qui. Così, sono fighi proprio, guarda che belli che sono. Proprio belle queste cose qua, mi piace un sacco esplorare questi biomi moddati fighi. Guarda qua che roba. Ma crescono poi? Ah, li posso far crescere io. Il deserto è conquistato, lo dichiaro ufficialmente territorio libero dagli incubi dai demoni. Detto questo, io mi prenderei, vediamo un po' se ce l'ho. Non ce l'ho. Io sono il migliore. La Waystone, porca paletta, l'unica cosa che mi permetteva di teletrasportarmi in 5 secondi a casa, l'ho lasciata a casa. Sono un grande. Porca paletta. Dai, gli scheletri, ma guardate. Oh, ma è un cecchino questo, spara velocissimo. Morice. Io c'ho il ferro adesso, ti faccio vedere io. Chi è che spara meglio? Easy. Va bene. Ho visto una cosa interessante. Maledetti fiori, madonna, li odio più dei mostri. Ho visto una cosa interessante di qua, prima di andarcene a casa. Ho visto uno scheletro. Uno scheletro di un drago. Madonna, fighissimo. Ed è pieno di ask. Fuoco, 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 pure a te. E dai, ok. Vediamo un po' cosa ci offre questo posto. Oro? Sul serio? E anche ossa comunque. Mica male. Oh, c'è uno spawner. Sfonda. Sfondalo, sfondalo, sfondalo. Ok. Tu che fai? Prendi le botte. Ecco qua. Ok, anche te. Fammi rubare in santa pace da sto coso. Guarda quanto! Ma quanto è? Ma cosa ci farà mai con tutto sto oro? Boh. Niente. Però vabbè, non avremo più problemi di oro da oggi in poi. Ma guarda! Pure sotto ce n'è. E son pieno. Butto via questo coso. Bene ragazzi, fatta anche questa, io vado piano piano verso casa. Per me saranno 10 minuti, ma per voi saranno tipo 2 secondi. Ci vediamo lì. Madonna, 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 ma siamo scemi completamente. No, ti prego, no, ti prego. Minchia, te l'ho detto proprio. Scusa, credo che sia una delle peggiori parolacce che io abbia mai detto nella storia del mio canale. Madonna, però ci voleva in sto caso, ve lo giuro, mi è preso un infarto, la mia casa stava per esplodere, mi sono tenuto una bomba ferma immobile in casa mia, non era mai esplosa, e un creeper del cavolo stava per rovinare tutto. Va bene, comunque sono tornato a casa. Mettiamo un po' a posto qua tutte le robe, anche tutta tonnellate e tonnellate di oro, guarda quanto, ne abbiamo 200, va bene. Postati Celofi che devo fare una roba interessante, aspetta che lo appiccichiamo. Ok, visto che nel prossimo episodio vi spoilerò che ho un grande progetto in mente, voglio un attimo abbattere qua la parete per fare dei piccoli lavoretti. Voglio fare un cobblestone generator, visto che mi serviranno un sacco di materiali, soprattutto pietra, per il prossimo episodio. Utilizzo dei blocchi letteralmente a random, giusto per fare un pavimento, perché tanto sarà una stanza brutta, nascosta, che nessuno si guarderà mai e poi mai, giusto per fare questo stupido generatore di cobblestone. Allora, vediamo se sono ancora esperto a fare le robe vanilla. Spoiler, mi sa proprio di no. Allora, qua mettiamo l'acquetta e va lì. Bene. Qua invece metteremo... Ah, è storto. È storto. E niente. No, no, dai, in realtà è dritto. Ok, qua facciamo così e splash. Ah, semplice ed efficace. A questo punto potrei stare qua FK 15 ore e farmare cobblestone all'infinito. Magari mi prendo un piccone un po' più scarso perché quello di diamante è utile. Perfetto, anche questa piccola miglioria l'abbiamo fatta. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi ricordo ancora di iscrivervi a Roba Varia, insomma l'ho già detto, lo sapete, quindi fatelo, su via muovetevi. Detto questo, io penso che magari merito un po' di riposo, perché nel prossimo episodio vi assicuro che avrò tanto da lavorare, mi sa che uscirà fra un po' di tempo, magari una settimana in più del solito, ma ho tanto lavoro da fare ragazzi, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao! Ah, finalmente un po' di pace.